Salve a tutti gli utenti di bettitalia.it. Oggi un unboxing di un prodotto Tetra per la pulizia dell'acquario. Prima però di iniziare, vi voglio come sempre ricordare di iscrivervi al nostro sito www.bettitalia.it e di iscrivervi a questo canale e se il video vi può interessare di lasciare un mi piace. Quindi oggi una video recensione su un prodotto di pulizia della Tetra, che praticamente è un sifone per aspirare l'acqua quando si fanno i cambi d'acqua e pulire il fondo. È un prodotto che per la prima volta insieme a voi conosco, che aprirò. Esiste in tre versioni, la versione più piccola, la media e la grande, quindi la DC50, la DC40, la DC30. Questo qui è per acquari da 20 a 60 litri, questo per acquari da 60 a 200 litri e questo da 50 a 400 litri. Quindi è un prodotto che si può utilizzare per tutte le tipologie di acquario, siamo in occhiata d'acqua dolce, non è niente di elettrico, ma è un sistema meccanico, manuale, e quindi senza andare a vedere uno ad uno, ora prenderò quello medio, vedere come è composto dentro la scatola e quali sono gli accessori, nulla di più. Quindi non andremo a provarlo. Quindi questo DC30. Allora, andiamo a vedere quindi il DC40, la linea media. Faremo solamente l'unboxing. Come sempre c'è il sigillo. C'è il sigillo Tetra. Un lato e dall'altro anche. Sempre faccio vedere come è composto. L'apertura A. Quello che devo iniziare come dire è che questa qui è la versione nuova 2017, che ha come accessorio in più il sostegni tubo che si attacca sia all'acquario che al secchio. Poi volevo, vabbè, questo lo rivediamo dopo come funziona. Così, ecco qui due sostegni tubo. Vediamo come è composto, c'è questo accessorio. Questa qui è la parte che si usa da mettere in acquario per tirare l'acqua, quindi l'acqua sale, supera questo piccolo filtro in modo che non li possa tirare animali, tipo piccoli pesci o gamberetti, quindi che non vadano a finire buttati nel secchio, ma che rimangano così in acquario, hanno messo questo piccolo filtro, questa rete. Questo qui metto quindi in acqua e si sifona. Poi abbiamo questo che è il sistema centrale di questo spirarifiuti. Qui c'è il rubinetto, quindi noi apriamo e chiudiamo il flusso. Come si aziona? Come vediamo all'interno c'è una valvola. Agitando questo così forte, creiamo praticamente il risucchio dell'acqua. Qui ce lo spiega molto bene. Vediamo, agitiamo questo qui fortemente e l'acqua viene aspirata. Questo si monta con questo. E questo qui il sifone di aspirarifiuti. Si fa così e si apre. Quando vogliamo stoppare il risucchio dell'acqua, basta che giriamo il rubinetto. Poi questi qua sono i sostegni tubo che vi ho detto prima che sono in regalo con questa nuova versione. Abbiamo la guarnizione da mettere quando. Questa qui è la guarnizione da mettere. La guarnizione si mette quando montiamo questo qui. Viene messa qui in modo da sigillare, in modo che l'acqua non esca. Quindi, per concludere,
abbiamo il tubo, questo tubo che si collega qui, e l'altra estremità invece va a finire nel secchio o nella tanica dove vogliamo buttare l'acqua. Questo qui è il GH tetra GC40. Il 50 è uguale a questo, solamente che c'ha che il sifone è un po' più grande in quanto è composto da 3 unità, quindi c'è una prolunga. Invece il GC30, che è questo qua, è proprio più piccolo. Magari lo andremo a vedere. Naturalmente il tubo pure sarà più piccolo. Presenta sempre i soliti due supporti. Vabbè, il tubo naturalmente è inutile che lo caccio, è più corto rispetto a quello del GC40, ma quello che cambia veramente è questo: il sifone è più piccolino, proprio fatto per acquari piccoli, sempre con lo stesso sistema, con la valvola. Anche qui c'è la guarnizione. Guarnizione piccolina. Il GC50, come vi ho detto, è uguale, solamente che composto da 3 unità. Ne abbiamo una, due e tre. Abbiamo una, due, quindi abbiamo, quindi vediamo il sifone del 50, del GC50, che è questo, è bello grande, più lungo, può appunto per acquari più grandi. Questo invece è per il GC40 e poi abbiamo quello piccolino del GC30. Naturalmente nel GC50 troviamo non una ma due e guarnizioni, perché appunto sono tre pezzi di due giunture. Questi sono i sifoni da tetra che si chiamano GC30, GC40, GC50. Sono i sifoni per pulire il fondo dell'acquario e cambiare l'acqua. E con questo finisco questo unboxing e vi do appuntamento al prossimo unboxing, sempre che sarà di un altro prodotto tetra. Grazie per l'attenzione, alla prossima, ciao.